Prende la parola il professor Alberto Broggi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, che terrà la prolusione sul tema visione artificiale e veicoli a guida automatica. Magnifico rettore, autorità, colleghe e colleghi, signore e signori, buongiorno. Vorrei iniziare con ringraziare il magnifico rettore, il professor Ferretti, per avermi dato questa possibilità di raccontare e condividere con voi i risultati delle ricerche mie e del mio gruppo. Ma non solo, vorrei anche raccontare oggi le sfide che abbiamo deciso di intraprendere in questi anni, sfide e avventure, visto l'argomento di cui mi occupo, e mostrare anche i successi che abbiamo ottenuto in questi anni, e soprattutto focalizzarmi su un concetto che è basilare per chi fa ricerca. Io mi occupo di visione artificiale, cioè sviluppiamo sistemi formati da una o più telecamere collegate a un calcolatore. Le telecamere possono inquadrare un ambiente, possono inquadrare un pezzo meccanico, un prodotto industriale o diciamo un oggetto in generale. Inviano queste informazioni, le immagini al calcolatore che le elabora con l'obiettivo di interpretarne il contenuto. E il risultato potrebbe essere che localizziamo una situazione ambientale particolarmente difficile, diciamo non convenzionale, e quindi avvertiamo un operatore, oppure localizziamo un pezzo meccanico difettoso per fare in modo poi di eliminarlo. Sostanzialmente questo è un sistema di visione artificiale, telecamere e calcolatore. E oggi volevo, con un banale gioco di parole, parlare sicuramente della visione artificiale, artificial vision, ma anche della vision senza artificiale. Cioè volevo sottolineare quello che prima anticipavo come un principio fondamentale per chi fa ricerca. Con vision intendo la possibilità e la capacità di guardare avanti, guardare oltre, crearsi e avere delle prospettive di lungo termine. E chi fa ricerca sa benissimo che in questo ambiente serve avere fantasia, immaginazione, innovatività, ma soprattutto intuito, per riuscire a capire quali sono le strade non battute, le strade ancora inesplorate, che probabilmente potrebbero dare qualche risultato. E sostanzialmente quello che bisogna fare di solito è spingere la propria curiosità intellettuale, la propria curiosità scientifica al limite, addirittura talvolta verso situazioni che potrebbero anche sembrare improbabili o impossibili. Però è questa tenacia, questa determinazione che serve, insieme a quel minimo di un briciolo di follia, dopo magari, anzi diciamo di comportamenti non convenzionali. Dopo vi spiego cosa intendo con questo. Diciamo l'intuito, quello che serve per localizzare quali sono le strade percorribili che potrebbero poi portare a dei risultati, a delle nuove innovazioni, a delle nuove scoperte, a delle nuove tecnologie, nuove tecniche. Ecco, questo che vorrei fare oggi. Vorrei sicuramente accompagnarvi nell'esplorare le ricerche di cui mi sono occupato, ma contemporaneamente mostrarvi questo percorso parallelo fatto di idee, di innovazione, di intuito. Dicevo prima che mi occupo di visione artificiale e qualcuno dice che una figura, un'immagine è meglio di mille parole. Effettivamente oggi vi ho portato un po' di fotografie, di immagini, di filmati che vorrei commentare insieme. E vorrei partire con un esempio. Se noi mettiamo una telecamera sopra un veicolo, quello che otteniamo è questo. Questa è un'immagine presa da una telecamera posta su un veicolo. Se il veicolo lo facciamo muovere, quello che otteniamo è questo, e siamo abituati a vedere questo tipo di immagini da un camera car. E l'obiettivo del sistema di visione, in questo caso,
potrebbe essere, ad esempio, localizzare la carreggiata, calcolare la curvatura della carreggiata, il profilo del terreno, o anche localizzare ostacoli che si possono porre di fronte al veicolo. Questo con una telecamera. Se le telecamere fossero due, invece, e in questo modo si replica quello che è il sistema visivo biologico. Noi abbiamo due occhi, con entrambi gli occhi inquadriamo la stessa scena di fronte, però da due punti di vista leggermente diversi. Ed è questa differenza che ci permette di recepire, ricostruire l'informazione tridimensionale che abbiamo di fronte. Se quindi in questo caso, invece di mettere una sola telecamera, ne mettiamo due, quello che otteniamo è questo. Cioè abbiamo, questo è lo stesso filmato di prima, però visualizzato con dei falsi colori. Rosso significa lontano, poi via via arancione, giallo, verde, fino ad arrivare al blu, significa vicino. In questo caso, se vedete, abbiamo sia l'informazione colore, come ho fatto vedere prima, che anche l'informazione distanza. Cioè, per ogni pixel dell'immagine, noi riusciamo a percepire la distanza con l'oggetto rappresentato. E se facciamo due conti, in questa immagine ci sono 640 per 480 pixel, vuol dire sono 300.000 misurazioni di distanza che effettuiamo in una singola immagine. Se poi andiamo in tempo reale, quindi velocemente, elaboriamo 10 di queste immagini in un secondo, sono 3 milioni di misurazioni di distanza che effettuiamo all'interno di queste immagini. Mettiamo insieme le due cose. Se mettiamo insieme l'informazione di distanza, voglio anche focalizzare l'attenzione sul tipo di immagine. In questo caso c'è un signore che sta scendendo dalla bicicletta e dietro c'è un guardrail e si vede abbastanza facilmente che questo ha distanza diversa dallo sfondo. Lo sfondo è arancione e il signore è giallo o verde. Mettiamo insieme le due informazioni, informazione distanza e informazione colore. Otteniamo questo, che potrebbe sembrare un'immagine tradizionale, la stessa che vi ho mostrato prima. Però effettivamente questa è un'immagine tridimensionale, cioè per ogni punto abbiamo sia il colore sia la distanza dal sistema di visione. E in questa immagine possiamo addirittura muoverci, cioè possiamo entrare nell'immagine tridimensionale, muoverci, guardarla da punti di vista diversi. E questo ha una serie di implicazioni tremende. Riusciamo ad applicare questa metodologia, questa tecnica, per tantissimi problemi. Ne menziono solo uno, entertainment. Pensate di vedere un film tridimensionale, ma tridimensionale vero con questa metodologia, e riuscire a entrare nella scena e guardarla da punti di vista diversi. Faccio un passo indietro, vi ho fatto vedere delle immagini di strade, sostanzialmente perché noi ci occupiamo di sistemi di visione applicati all'ambiente stradale. Vi faccio vedere un altro filmato, un risultato che abbiamo ottenuto. Non focalizzate l'attenzione sul veicolo davanti, la macchina blu, ma invece focalizzate l'attenzione sul veicolo grigio, quello dietro. Questo è stato il primo filmato che abbiamo registrato, direi circa 4 anni fa, qui al campus. È il primo filmato con questa tecnologia nuova. Qualcuno nota qualche cosa di particolare in questo filmato? Ok, il veicolo non ha il guidatore. Questo è quello di cui ci occupiamo, cioè cerchiamo di eliminare il guidatore dal veicolo. Vi assicuro che la tecnica utilizzata non è questa, ma è una tecnica basata invece sulla visione artificiale, cioè un sistema di visione artificiale che permette di, con un operatore chiaramente, acquisire le informazioni, elaborare e gestire il sistema in modo automatico. Il motivo per cui facciamo questo è semplicissimo ed è riassunto in due numeri, sono gli unici due numeri che volevo portare oggi. Il primo è questo, 40.000. Sono 40.000 i morti sulle strade europee all'anno, cioè ogni anno è una piccola città che se ne va. Il numero più impressionante invece è questo, il 93% degli incidenti stradali è dovuto a cause umane, quindi non è il veicolo che si rompe, ma è il guidatore che non è capace di gestire la situazione, si distrae, guida sotto l'influenza di sostanze. Quindi sostanzialmente il problema è il guidatore, non il veicolo. Quindi quello che cerchiamo di fare è dare una mano al guidatore, aiutare il guidatore, dare queste informazioni che estraiamo dalle immagini al guidatore per dare un'informazione più densa, più accurata. Oppure addirittura eliminiamo il guidatore, quindi togliere il guidatore addirittura dal veicolo. E abbiamo applicato questa tecnica e tecnologia non solo ai veicoli stradali,
ma anche ad altri tipi di veicoli. Quindi ho mostrato alcuni, navette per la movimentazione di magazzino, veicoli di servizio, camion, addirittura un gatto delle nevi, ruspe, mietitrebbie, barche. Ma l'applicazione in cui volevo focalizzarmi adesso è l'ultima, trattori. Alcuni studi hanno dimostrato che in alcuni paesi a bassa meccanizzazione del lavoro del campo, tipo ad esempio la Cina, lo sfruttamento del terreno è al 20%. Fatto 100, lo sfruttamento del terreno è nella nostra regione, dove abbiamo un alto livello di meccanizzazione. Quindi riuscissimo a portare meccanizzazione nella lavorazione del terreno, anche in questi paesi, dal 20% riusciremo ad arrivare al 100%. Ma invece utilizzando queste tecniche, quindi non solo meccanizzazione, ma anche automazione, riusciremo ad arrivare al 160%. Significa che queste tecniche sono basate sui sistemi di percezione per fare in modo che il veicolo, il trattore, guidi in modo automatico, faccia i lavori del campo senza nessuno a bordo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e in modo anche molto preciso. Questi sistemi sono basati su GPS, quindi sanno esattamente dove irrorare, dove seminare, dove non passare. E sono convinto che questa sarà un'applicazione che porterà una rivoluzione molto maggiore della rivoluzione a cui stiamo pensando quando applichiamo queste tecnologie nell'ambito automobilistico. Qualcuno dice che sfruttando così tanto la terra, riuscendo ad arrivare a una efficienza così alta della terra, è molto probabile che si riesca a dare da mangiare a tutto il globo, anzi ce ne sarebbe anche in eccesso. Dicevo, oggi volevo accompagnarvi lungo le sfide principali del mio laboratorio. Vi mostro adesso alcune delle sfide e contemporaneamente anche le intuizioni, le idee e l'innovazione che abbiamo portato. Abbiamo iniziato un po' di tempo fa, questa è una fotografia con colori forzatamente sbiaditi, a dire la verità. Abbiamo iniziato in quattro, la prima pietra miliare che abbiamo posto in questo campo l'abbiamo messa nel 1998, e allora, come dicevo, eravamo in quattro con il professor Gianni Conte, Massimo Bertozzi e Alessandra Fascioli, e era già da tempo che lavoravamo su sistemi di guida automatica, però nessuno aveva pensato di testare questa tecnologia realmente, e nel 98 abbiamo inventato questo test, per cui abbiamo preso questo veicolo, un veicolo usato, l'abbiamo attrezzato con i nostri equipaggiamenti, con le telecamere e calcolatori, abbiamo percorso 2000 km in Italia, abbiamo fatto la 1000 miglia in automatico, per testare effettivamente la nostra tecnologia. È stato un test, il primo test di questo tipo al mondo. È stato un successo, diciamo che allora la percentuale di guida automatica era il 94%, voleva dire che il 6% di questo tragitto è stato percorso con qualcuno alla guida. Però nonostante questo ci ha lanciato in questo settore globalmente al mondo. Altre pietre miliari importanti sono stati nel 2005-2007, quando abbiamo dato la vista a questo veicolo. Questo veicolo l'abbiamo testato su un percorso impervio per 220 km nel deserto del Nevada ed è stato uno dei 5 veicoli a raggiungere il termine di una gara tra veicoli automatici che è stata organizzata dal DARPA. In questo caso, come vedete in questi filmati, il veicolo è stato in grado di sorpassare asperità del terreno, passi di montagna, insomma tutto l'ambiente fuoristrada del deserto. Se vedete, il veicolo appunto sta guidando senza guidatore. In quel caso la guida automatica è stata al 100%, non c'era proprio nessuno a bordo. Più o meno lo stesso veicolo l'abbiamo poi utilizzato in ambito urbano. Abbiamo fatto lo stesso test, quindi non in ambiente extraurbano, difficile, ma anche in ambiente urbano. Nel 2007 abbiamo partecipato a questa gara, di nuovo indetta dal Dipartimento della Ricerca americano. Come vedete in queste immagini si vede il veicolo che guida all'interno di questa città simulata. Anche in questo caso è stato un grosso risultato, abbiamo portato a casa molta conoscenza. Però la pietra miliare, penso più significativa, a dire la verità ci stiamo ancora lavorando, ma comunque è la,
la generazione di un nuovo veicolo. Questo è un veicolo che forse qualcuno avrà visto girare al campus e anche nelle strade limitrofe del campus. È un veicolo totalmente automatico in cui abbiamo integrato 10 telecamere, 5 laser scanner, 16 fasci laser, insomma una tecnologia veramente molto spinta e anche con un elevato livello di integrazione. Se vedete non si riesce nemmeno a riconoscere